Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Lo so, è da un po' che non sono e che non faccio video su Sword of Convallaria, ma non vi preoccupate perché non me ne sono dimenticato. La motivazione in realtà è molto semplice. Per chi mi conosce e per chi sa come sono fatto io, cerco sempre di studiare al meglio i titoli al quale mi affeziono e che cerco poi successivamente di proporre su YouTube o su Twitch, dove vi invito ovviamente a seguirmi qualora non l'abbiate ancora fatto, e quindi cerco di immagazzinare le mie informazioni, cerco di elaborarle e dopodiché renderle disponibili e pubbliche per tutti quanti. E questo è uno dei motivi principali per il quale ho fatto dei video iniziali e dopodiché mi sono preso del tempo per ovviamente gestire al meglio tutte le informazioni che ho ricevuto, che ho letto, che ho studiato in questo caso e che ora finalmente posso trasmettervi non tanto come Bibbia, perché non mi voglio mai definire come un guru di qualcosa. La mia partecipazione su YouTube è semplicemente un aiuto. Cerco semplicemente di facilitare il compito alle persone che magari tramite i miei video riescano in un modo o nell'altro a capire meglio il gioco, a capire meglio delle funzionalità e quindi dargli una possibilità e continuarlo a giocare, in modo tale da appunto portare gente, soprattutto italiana, in alcuni giochi dove, ahimè, la lingua italiana purtroppo non esiste. Oggi perché siamo qui? Fatta questa piccola premessa, oggi vi voglio parlare di un mio progetto che voglio realizzare su Sword of Convallaria, ovvero di una analisi o comunque di una valutazione molto generale su quelli che sono i personaggi, dandovi anche degli accenni di build che però non tendono ad essere delle vere e proprie guide, anche perché sull'internet ovviamente troverete soluzioni diverse. Io mi limiterò semplicemente a parlarvi del personaggio, come piace giocarlo a me, come lo sto giocando in questo momento e del come effettivamente abbia un ruolo ben definito all'interno del mio team, cosa che poi potremmo approfondire ovviamente in un altro video a parte. Come si costruisce un team, quali personaggi sono consigliabili, perché utilizzare quei personaggi, eccetera eccetera. Ovviamente ci tengo anche a sottolineare il fatto che in generale su internet si troveranno decine di migliaia di build, decine di migliaia di video diversi rispetto a quelli che farò io, anche perché, ripeto, io il gioco lo vivo in maniera diversa. Io mi ci sto divertendo, sto approfondendo la storia, sto guardando anche il background di tutti quanti i personaggi, quindi non troverete i classici video build che vi parlano del personaggio, quali skill mettere, cosa fare, cosa non fare, senza darvi delle motivazioni. Io vi parlerò del personaggio, vi spiegherò anche un pochettino la storia del personaggio e dopodiché vi darò una mia valutazione e una mia build, mettiamola così, anche se poi vabbè, in realtà la mia è soltanto, sono soltanto dei consigli che vi do sul come giocare il personaggio, perché giocando il personaggio in quel modo mi ci trovo bene. Tutto qua. Detto ciò, ovviamente oggi cominceremo con uno dei personaggi più recenti, che ho avuto anche la fortuna di trovare praticamente subito, nel giro di veramente poche pull, proprio manco una decina di pull, perché avevo ovviamente delle summon, mettiamola così, da parte, che volevo mettere come numero tondo, quindi volevo arrivare a 100 summon tonde, e quindi ho detto va bene, tiriamo queste 4 pull giusto per arrotondare, e mi è uscita lei, Simona. Simona è praticamente l'ultimo personaggio che abbiamo a disposizione in questo momento all'interno del gioco. Vi voglio parlare un pochettino di Simona e ovviamente vi voglio parlare anche di come gioco io Simona. Vi parlerò in generale anche un po' delle armi, ovviamente anche delle skill, del perché utilizzo determinate skill, del perché utilizzo determinate cose, proprio per darvi, diciamo, una sorta di spiegazione a 360 gradi appunto di quelli che sono i miei personaggi preferiti al momento e del come li utilizzo e soprattutto il perché li utilizzo. Che cosa dobbiamo dire di Simona? Simona ovviamente è uno dei nuovi personaggi presenti all'interno del gioco, fa parte di una famiglia nobile presente all'interno delle istituzioni di Sword of Convallaria, che fa parte appunto di quelle che sono le famiglie dei cavalieri.
ok? Quindi lei fa parte di questa, diciamo, di questo schieramento, di questa fazione del gioco che noi conosciamo, ed è la figlia, tra l'altro, di un alto aristocratico della società, appunto, dei cavalieri. Lei è fondamentalmente un'esperta utilizzatrice del ghiaccio, infatti viene considerata e viene nominata come Ice Knight, quindi cavaliere di ghiaccio. E come carattere è molto ambiziosa, determinata, anche un pochettino solitaria da quello che effettivamente ci viene detto nella sua storia, e soprattutto la sua famiglia, per il modo appunto di utilizzare le arti magiche, è stata un pochettino ostracizzata, quindi è stata un pochettino messa da parte e isolata. Successivamente lei però si impegna negli studi, si impegna comunque anche a voler diventare cavaliere, ed effettivamente lo diventa. Fa parte di quella che è appunto la fazione dei cavalieri, ed è legata in un certo senso anche a quello che sarà un altro personaggio che andremo a trattare successivamente. Ovviamente tutti i dettagli e tutte le cose più interessanti del personaggio si potranno trovare in questa schermata. Infatti, se voi vedete qui, potete tranquillamente vedere in generale tutto ciò che riguarda il personaggio. Qui potete vedere ovviamente la skin e tutto quello che volete. Qui potrete vedere ovviamente la il grado del vostro personaggio, e poi in generale avere tutte le varie informazioni che vi interessano. Magari farò, tramite editing video, magari lo vedrete proprio in questo momento, farò in modo di farvi anche vedere una sorta di scheda completa del personaggio che viene fornita direttamente dagli sviluppatori. Lo farò con tutti i personaggi, anche per permettervi di vedere appunto il personaggio con una sorta di overall complessivo, e permettervi appunto di leggere in dettaglio tutte le abilità, tutte le sue, diciamo, tutte le sue robe, eccetera eccetera. Giusto per darvi appunto un, come dire, una sorta di sguardo complessivo sul vostro personaggio. Detto ciò, di che cosa iniziamo a parlare? Iniziamo a parlare ovviamente del suo tratto, quindi della sua caratteristica principale. La caratteristica principale di Simona è che praticamente riesce ad incrementare l'attacco e la difesa quando possiede uno scudo. L'attacco e la difesa sono addizionalmente incrementate quando lei diventa immune a degli attributi in generale, quindi a dei debuff in generale. All'inizio di ogni turno lei inoltre guadagna Armor of Ice, che è praticamente quel buff che vedete lì tra parentesi. E inoltre, se sta morendo o comunque se è in condizioni gravi di HP, dopo essere stata attaccata immediatamente guadagnerà per quel turno Armor of Ice. Che cos'è Armor of Ice? È il buff che praticamente le consente di ottenere uno scudo fisico uguale al 60% in base al suo attacco magico. Le permette di diventare immune alla condizione di ghiacciato, quindi di Frosty, e dopo essere stata colpita da un attacco melee infligge movimento down di 1 all'attaccante per 2 turni. Questa è una cosa molto importante, perché la sua build o comunque il suo funzionamento gioca tanto sul ridurre la mobilità dei nostri avversari, e anche la sua potenza, in questo caso di fuoco, aumenterà con l'aumentare appunto della diminuzione del movimento dei suoi avversari. Quindi è molto importante già sapere effettivamente qual è la caratteristica principale di Simona. Detto ciò, dobbiamo andare a vedere un po' nel dettaglio cosa effettivamente è disponibile nel suo skill tree e perché ovviamente scegliere magari determinate abilità rispetto ad altre, che ovviamente vi potranno aiutare più o meno a costruire il vostro personaggio, e anche vi farò una sorta di overall sul come la utilizzo io e sul perché la utilizzo in un determinato modo. Partiamo dal rank 1. Al rank 1 abbiamo la possibilità di sbloccare 2 abilità. La prima, che è l'Icy Blast, e la seconda, che è l'Ice Cone. Diciamo che sono 2 abilità che mi piacciono entrambe, però per essere, diciamo, più, diciamo, per una questione anche mia personale di mobilità e anche per una questione comunque di raggio di azione della skill, ho preferito utilizzare e sbloccare il cono di ghiaccio. Ovviamente anche l'altra abilità è molto buona,
Però, se ci fate caso, praticamente questa è un'abilità che ha un cooldown, che viene rappresentato dalla clessidra, che praticamente si vede qui sulla skill a destra, e poi il dispendio di energia, che in questo caso sono 2 punti energia. È vero che questa è una skill molto buona, perché permette di fare danno magico AOE, ridurre la velocità e il movimento per 2 turni di tutti gli avversari che si trovano ovviamente nel raggio d'azione. Inoltre sposta all'indietro entrambe o comunque chiunque si trovi all'interno del raggio d'azione di 2 caselle, quindi sposta praticamente indietro gli avversari. Però dalla controparte, in questo caso il cono di ghiaccio, non presenta cooldown, quindi può essere utilizzata anche ogni turno se si ha l'energia sufficiente, fa un pochettino di danno in più, perché qui abbiamo un 80% rispetto al 75% di prima, non infliggiamo malus in questo caso, però abbiamo la possibilità di essere, diciamo, più grandi come diffusione di attacco, quindi avere un raggio molto più grande come diffusione di attacco, e inoltre ghiacciare il pavimento. Questa è una cosa molto importante, perché ghiacciare il pavimento praticamente infligge ai nostri avversari lo status di frosty, quindi di ghiacciato, che ne impedisce comunque il movimento e la velocità. Quindi diciamo che abbiamo quasi gli stessi effetti dell'altro attacco, solo però con un raggio più grande e più dispersivo. Ovviamente sono 2 skill che vanno benissimo, sono entrambi ottime, potete anche sbloccarle entrambe se vi va, però io personalmente ho preferito il cono di ghiaccio. Successivamente al rango 3 abbiamo un'altra scelta che si può fare, un'altra scelta che è di 2 skill anche estremamente valide ed estremamente forti, di cui il primo è il l'Ice Assault, in questo caso un danno magico che si può fare istantaneamente nei confronti del nostro avversario, dove praticamente Simona seleziona, diciamo, i nostri avversari in una croce di danno, e successivamente possiamo effettuare danno ghiaccio equivalente al 100% del nostro scudo fisico, quindi della nostra armatura fisica. E dopo aver effettuato questo danno, Simona guadagna il buff di Warrior of Frost per 2 turni, dove appunto abbiamo la possibilità di ottenere uno scudo fisico, la possibilità in questo caso di ridurre i danni del 30%, di poterci muovere di una casella in più sulle caselle ghiacciate, che comunque è un ottimo vantaggio, e poi praticamente non avere nessun tipo di debuff per quanto riguarda la mobilità del personaggio in generale. Che però, a mio avviso, perdono, perché comunque ricordiamoci che questa è una skill con cooldown, è vero che consuma 1 punto energia, ma si può effettuare ogni 4 turni, quindi ha un cooldown molto 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 esteso. Mentre invece, per quanto riguarda l'altra skill, che io preferisco avere sì lo stesso cooldown, però avere la possibilità comunque di avere un effetto più immediato rispetto a quell'abilità, proprio perché questa è una skill che solitamente si utilizza quasi subito, ovvero l'Ice Maid Armor. Quindi a tutti gli alleati che sono praticamente accanto a Simona stessa, avranno la possibilità di ricevere Armor of Ice e Rigenerazione 1 per 2 turni. Se inoltre il nostro personaggio di Simona possiede già Armor of Ice, praticamente l'energia di questa abilità si riduce a 1. Quindi non utilizzeremo più 2 punti energia, ma un solo punto energia. E questa è una skill molto molto utile, molto bella tra l'altro, perché mi consente di creare delle armature fisiche a tutti quanti i miei personaggi. Quindi non sottovalutiamo questo aspetto. Al rank 5 invece abbiamo altre 2 abilità che sono interessanti. La prima è una reaction skill, quindi una di quelle abilità, anzi in realtà sono tutte e due delle reaction skill in questo caso, così come la maggior parte dei rank 5, dove appunto abbiamo la possibilità di agire immediatamente dopo essere stati attaccati, quindi una reaction skill. In questo caso abbiamo il fattore che quando veniamo attaccati da un attacco qualsiasi del nostro avversario che possiede il debuff di movimento, il danno che riceviamo è diminuito del 30%. Ecco perché vi stavo appunto dicendo che ridurre il movimento avversario e permettere in un qualche modo ai nostri avversari in generale di essere più lenti ci darà vantaggio in battaglia.
questo è uno di quei vantaggi, ovvero subire meno danni quando il nostro avversario è rallentato. È anche vero però che questa abilità invece, Ice Shard, secondo me è molto meglio. È molto meglio perché dopo che la nostra Armor of Ice viene distrutta, quindi quando la nostra armatura di ghiaccio in un modo o nell'altro viene distrutta, Simona effettuerà il 50% di danni magici a tutti quanti i nemici che si trovano a due caselle di distanza da lei e infliggerà automaticamente Move meno 3, quindi diciamo movimento meno 3, a tutti quanti gli avversari per un turno. Quindi abbiamo comunque la possibilità di poter infliggere un movimento down ai nostri avversari. Inoltre effettueremo anche praticamente danno del 50% del nostro danno magico. Quindi più danno magico abbiamo, più danno counter in questo caso faremo. E abbasseremo anche la velocità. Quindi capite benissimo che è una situazione molto più avvantaggiosa, molto più avvantaggiante anzi in questo caso. Rank 7 abbiamo delle altre due abilità molto 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 belle, dove una è praticamente la passiva da leader, che molti mi hanno chiesto che cosa fosse questa abilità passiva da leader. L'abilità passiva da leader non fa altro che incrementare le statistiche o alcune statistiche di tutti quei personaggi che fanno parte di quel gruppo o che fanno parte comunque di quella fazione in generale. Infatti qui abbiamo per tutti i personaggi che fanno parte dell'unione l'incremento dell'attacco del 10% e della difesa del 20%, ed è inoltre una skill passiva, quindi questa rimarrà attiva fin quando voi l'avrete equipaggiata. E non è affatto male, perché può essere staccabile con altre leader skill che vi consentono di diventare sempre più forti. Mentre invece d'altra parte abbiamo una skill molto interessante, molto bella anche dal punto di vista strategico, perché ha un cooldown di soli 3 turni, 2 utilizzi di energia, danno magico su single target, dove abbiamo la possibilità di effettuare l'80% del danno, in questo caso magico, e infliggere movimento down di terzo livello per 2 turni. Inoltre, se già il nostro personaggio possiede un movimento down qualsiasi, viene inflitto lo status di Frozen per 2 turni. Che cosa vuol dire lo status di Frozen? Ovvero congelare letteralmente il nemico all'interno di un blocco di ghiaccio che, se non distrutto, continua a causare dei danni overtime, quindi un dot, ogni volta che toccherà appunto al personaggio in questione. È vero che il blocco di ghiaccio si scioglierà di conseguenza man mano che passerà il tempo, però facendo passare il tempo col nemico ghiacciato avremo la possibilità comunque di fare anche dei bei dannetti. Quindi è un'ottima combo questa da utilizzare, soprattutto con la reaction skill di cui stavamo parlando poco fa, dove una volta attaccata Simona perde l'armatura, infligge movement down a tutti quanti gli avversari e poi addirittura li può congelare con la skill che stiamo leggendo in questo momento. Anche in questo caso sono entrambe validissime opzioni, quindi in base ovviamente a quello che volete fare e come volete strutturare il personaggio, ovviamente utilizzate quella che più vi aggrada. Rank 9 invece si sbloccano le alternative all'attacco normale, che queste sono le cose secondo me più importanti e fondamentali di ogni personaggio, che lo caratterizzano in modo estremamente tattico, proprio letteralmente, perché il cambiare l'attacco normale permettendo di aggiungere delle cose in più è sicuramente una cosa positiva. E abbiamo il primo attacco, che è un Ice Attack, dove appunto abbiamo l'80% di danno magico, dove infliggiamo anche movement down livello 1 sui personaggi che sono in salute, quindi che hanno praticamente tutta la vita, e che dura per solo per un turno. Questo è un attacco che non è male, soprattutto se si vuole fare una build rallentamento, se così si può chiamare, dove appunto tendiamo a ridurre la mobilità dei nostri avversari. Però al tempo stesso è una condizione che si attiva solo sui personaggi con tutta la vita o comunque con l'80% in più di vita, perché healthy dovrebbe essere con 70% in più di vita, mi ricordavo 80 invece 70, quindi diciamo che
È una cosa molto situazionale, a differenza invece dell'altro attacco, dove appunto abbiamo una traiettoria ridotta, in questo caso, dove però effettuiamo comunque un danno magico che è più alto, 110%, e inoltre abbiamo la possibilità di congelare gli avversari se sono già con il debuff di movement down. Inoltre, anzi, in questo caso abbiamo la possibilità appunto di attaccare il nemico con movement down, che se si trovano addirittura in delle caselle congelate subiranno un ulteriore 30% di danni in più. Quindi capite benissimo che sia con la skill che vi ho fatto vedere prima, sia in generale per come appunto è buildata, o comunque per come utilizzo io la mia Simona, ho la possibilità comunque di fare veramente tanti danni, soprattutto se riusciamo ad espandere il terreno ghiacciato che abbiamo praticamente sotto i piedi. E poi, per quanto riguarda il rank 11, non appena avrò la possibilità di arrivarci a livello 55, quindi se ne parlerà tra un altro pochino, abbiamo la possibilità di avere un'abilità passiva che permette al nostro personaggio morente all'inizio del turno di recuperare il 50% degli HP e 2 punti energia, che però ovviamente si può riattivare ogni 2 turni, quindi non è neanche un granché questa abilità. Mentre invece qui abbiamo una delle abilità, penso, più rotte del moveset di Simona, che però ha addirittura un cooldown di ben 5 turni, ma questa è comunque un'abilità eccezionale, perché Simona può selezionare praticamente una colonna che si presenta di fronte a lei a forma di croce, come potete vedere dall'immagine la croce rossa, dove è possibile per lei fare danno 70% di tipo ghiaccio, in questo caso ai nemici, in un 5x3. E inoltre Simona guadagna praticamente un muro di ghiaccio che consente praticamente di dividere lei dai nemici, quindi ci consente praticamente di avere una sorta di intervallo tra noi e i nostri avversari, per permetterci magari di curarci o permetterci comunque di migliorare il nostro posizionamento e quindi ridistribuire meglio le truppe. Veramente veramente eccezionale. Inoltre, se ovviamente le file di questi nemici sono già occupati da terreno ghiacciato, abbiamo la possibilità di effettuare Frozen al nostro avversario per un turno. Quindi diciamo che non è affatto male. Quindi abbiamo la possibilità di fare danno, di mettere questo muro ghiacciato che separerà noi dai nostri avversari e cercare in un modo o nell'altro di essere un po' più difensivi per coloro che vogliono utilizzare Simona in questo modo. Infatti, se notate, la mia Simona al momento ha questo setup di abilità, dove appunto abbiamo l'attacco normale modificato, il counter o comunque il reaction attack che mi consente di fare appunto counter, il buff aura, visto che per il momento non ho la possibilità di sbloccare anche l'ultima skill, poi l'armatura di ghiaccio e anche il congelamento dei miei avversari. Questo diciamo che è fondamentalmente il mio setup, perché tendo ad utilizzare Simona dal punto di vista difensivo nei confronti degli altri personaggi, permettendo appunto di creare queste armature di ghiaccio a tutti, però grazie a queste armature di ghiaccio cerco di essere un po' più offensivo e cerco di spingere in avanti ovviamente il più possibile la mia Simona. Ovviamente ci sono pregi e difetti che si possono intervallare di questo personaggio, perché è un personaggio che da un lato può riuscire ad attaccare dalla distanza però facendo meno danni, oppure mandandola in prima linea facendola appunto più aggressiva però rischiando di subire altrettanti danni da parte degli avversari. E in alcuni stage vi posso assicurare che gli avversari sono veramente incredibili, perché fanno comunque doppi attacchi o comunque hanno la possibilità di fare tanti danni in un colpo solo, e quindi delle volte si fatica un pochettino a mantenere un personaggio così solido. Per quanto riguarda le armi, purtroppo io al momento non ho un granché per quanto riguarda il personaggio di Simona. Avrei sicuramente voluto delle altre armi o degli altri accessori, che possibilmente vi metterò poi in montaggio video da qualche parte.
Però al momento sto utilizzando appunto questo, che è uno dei miei catalyst, chiamiamoli così, appunto leggendari, visto che per ora ce l'ho e mi aumentano comunque di un bel po' le statistiche, dove appunto abbiamo la possibilità di incrementare l'attacco magico del 5%, e dopo aver effettuato una skill AOE per ogni target inflitto abbiamo la possibilità di incrementare il danno magico e il danno da perforamento del 5% fino al 10%. Quindi abbiamo comunque la possibilità di essere un po' più incisivi e un po' più, diciamo, forti se facciamo ovviamente delle skill AOE. Siccome con lei al momento ho diverse skill AOE, bene o male lo sfrutto questo, diciamo, sfrutto questo catalyst, ma ce ne sono sicuramente di migliori che hanno anche degli effetti maggiori. Per quanto riguarda invece il trinket, ci sono diverse scuole di pensiero. Io personalmente sto utilizzando la Clessidra perché mi permette di incrementare attacco fisico e magico del 2% e inoltre mi garantisce l'immunità al movement down e allo speed down, che è, ovviamente questi sono un counter fondamentalmente alle stesse abilità di Simona, quindi avere la possibilità comunque di muovermi liberamente e di non essere rallentato in nessun modo è comunque un ottimo vantaggio. Su internet però c'è anche chi preferisce utilizzare la Disaster Battle. Perché? Perché Simona è un personaggio estremamente rapido e che quindi ha la possibilità di poter infliggere debuff subito ai nostri avversari. Infatti ha... cosa consente di fare questa abilità? Consente praticamente di infliggere un random debuff di livello 2 ai nemici per 2 turni. Può essere utilizzata fino a 2 volte per poi avere praticamente un cooldown di 4 turni, che però ovviamente deve essere suddiviso tra gli utilizzi della bottiglietta. Quindi il fatto che lei sia molto veloce vi consente praticamente di debuffare subito gli avversari e avere, diciamo, un vantaggio strategico per quanto riguarda appunto poi l'attaccare i vostri nemici. Può essere una soluzione alternativa, a me non fa impazzire questa alternativa e quindi per il momento la tengo così, anche perché il trinket leggendario mi consente di incrementare di più le statistiche, quindi preferisco appunto avere un po' più di stats. Mentre invece per quanto riguarda il Tarot, in questo caso penso che la scelta sia abbastanza obbligata, ovvero il Dream of the Magician, perché come dice il nome stesso permette un incremento dei danni dell'8% e ogni qualvolta venga utilizzata un'abilità che possa fare delle hit multiple, il danno viene incrementato del 4% fino a un totale del 12%. Quindi abbiamo comunque la possibilità di fare danni in più a prescindere e poi incrementare ancora di più i nostri danni. Quindi penso che questa sia il tarot per eccellenza, non solo suo, ma di quasi tutti quei personaggi che per l'appunto effettuano danni magici. Ovviamente per quanto riguarda il personaggio di Simona non c'è tanto altro da dire. C'è da dire che comunque lei è un personaggio molto versatile, perché può essere utilizzato sia come personaggio un po' più difensivo sia come personaggio un po' più offensivo. Questo ovviamente sta a voi decidere come sfruttarla al meglio. Io al momento mi trovo bene così, facendola un po' un ibrido, mettendo delle difese ma al tempo stesso rendendola molto aggressiva dal punto di vista offensivo, proprio per permettermi di raggiungere più facilmente la vittoria. Detto questo, penso di essermi già dilungato abbastanza, il video è venuto abbastanza lungo, spero che in generale questo video possa esservi stato utile e vi possa far piacere. Se ci sono ovviamente delle cose in più che volete sapere del personaggio, scrivetemi pure sotto nei commenti. Vediamo come andrà questa serie che sto preparando con un paio di episodi pilota. Se vedo che l'interesse è attivo e comunque costante, allora pubblicherò anche altri video di questa tipologia. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che come sempre vi possa rivedere in un prossimo appuntamento e ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!